Oggi non è sufficiente trattare l'uomo come una macchina biochimica, come ritiene oggi la medicina convenzionale. Esiste una vera necessità di comprendere il rapporto fra corpo e psiche. Nader Bhutto è un cardiologo specializzato e lavora nel Rabin Medical Center in Israele. Lo vediamo qui mentre tratta un paziente a cui è stata diagnosticata angina pectoris. Il dottor Bhutto inserisce un minuscolo catetere nelle arterie coronariche impiantando due stents. Così la circolazione sanguigna viene ripristinata. Congratulazioni, ce l'abbiamo fatta. Ma si può ritenere il paziente veramente curato, davvero guarito? Nella nostra cultura contemporanea e in molti aspetti della nostra vita si tende a trascurare l'importanza dell'aspetto psicologico ed emozionale e ciò avviene anche nel campo della medicina. Il dottor Bhutto ha sviluppato un metodo diagnostico e terapeutico che integra la medicina convenzionale con le nuove medicine complementari. Il punto centrale del suo metodo è che per ottenere un vero processo di guarigione si debba iniziare a trattare il paziente considerando i suoi conflitti psicologici non risolti che hanno contribuito a manifestare la malattia sul piano fisico. Io soffro di emicrania. Durante le emicranie ho dei fortissimi mal di testa, non posso stare in una stanza illuminata e sono sensibile a odori e rumori. A volte vomito e mi sento anche debole e svengo. Non passa mai completamente, è più una sensazione di blackout. Quando ho un mal di testa, prendo una pillola e aspetto. Tendo a cambiare pillole, così non perdono il loro effetto. Ogni conflitto ha un indirizzo specifico nel corpo fisico. Se la persona non sa gestire questo conflitto, lo rifiuta e non lo accetta come parte del suo cammino, allora comincia a soffrire. La malattia non è altro che un sintomo di un problema più profondo, un problema emozionale. Siccome sappiamo il rapporto fra il conflitto psicologico e la malattia fisica, dalla malattia fisica possiamo ricavare la causa psicologica del problema. Allora perché hai mal di testa? Bella domanda. Non l'hai mai chiesto? Non riesco a identificarne la ragione. Un milione di cose mi causano mal di testa. A volte appare senza motivo. Ti esaminerò dal punto di vista energetico. Controllo i tuoi centri energetici per identificare la causa del blocco energetico e la causa della tua emicrania. Nella maggior parte dei casi, il paziente ha subito un conflitto psicologico che ha provocato un blocco energetico. Il corpo si esprime in questa maniera. Il sintomo di mal di testa non è altro che un segno di presenza di un problema e non è il problema stesso. Lo scopo del nostro intervento, quindi, non è di risolvere il mal di testa, ma risolvere la causa che ha provocato il mal di testa. Così scompare il dolore di testa. È questo che vado a fare attraverso la tecnica dell'ammiccamento. La tecnica dell'ammiccamento per il dottor Bhutto è un'espressione del settimo senso. Il settimo senso è quell'abilità che ci permette di accedere ad informazioni precise riguardo alla persona da trattare. È simile al sesto senso, ma è differente perché è sotto il nostro pieno controllo. La tecnica dell'ammiccamento è basata sul principio fisiologico per cui se le palpebre sono tese, per le quali passa un minimo quantità di energia, metto le mie palpebre in uno stato di tensione,
Così l'energia comincia a scorrere, le palpebre cominciano a vibrare in maniera spontanea. Chiunque può accedere alla tecnica dell'ammiccamento. Tutti possono apprenderla e metterla in pratica. Prendiamo il sesto e il quinto centro energetico, che sono probabilmente relazionati al tuo mal di testa. Con la tecnica dell'ammiccamento possiamo localizzare con precisione i conflitti psicologici. Possiamo caratterizzarli ed individuare la loro origine nel tempo. Nel 1972, quanti anni avevi? 6 anni. Dove vivevi all'età di 6 anni? Ci siamo trasferiti in un'altra casa. Hai cambiato una casa? Sì, abbiamo cambiato casa. Il sesto centro è un centro spirituale attraverso il quale noi vediamo il nostro destino, il nostro cammino spirituale e la nostra missione. Non per questo sei venuto a questo mondo. Per qualche ragione i parenti hanno deciso di cambiare casa. Di conseguenza, tu hai sentito come se avessi deviato del tuo cammino di vita, anche se probabilmente il nuovo posto era molto migliore del primo, ma tu questo non lo sapevi e questo ha bloccato il tuo sesto chakra. Per quanto riguarda il tuo mal di testa, andremo a liberare l'intero sistema attraverso il lavaggio energetico e emozionale, che ha lo scopo di fluire energia vitale e aprire centri energetici. Tutto quello che tu sentirai durante il lavaggio, lascialo accadere, perché ogni cosa che tu sentirai è buona, anche se non è piacevole durante il trattamento. Ti prometto che alla fine del trattamento ti sentirai bene. Ok. Molto bene. Il lavaggio energetico è una tecnica terapeutica che ha lo scopo di liberare e sciogliere i blocchi energetici che limitano il flusso vitale, per ottenere così un profondo stato di armonia del nostro essere. Come va? Bene. Bene. Chiudi gli occhi, fai un respiro profondo. Il metodo del dottor Nader Bhutto può essere usato per trattare una grande varietà di disagi, di patologie fisiche, di fobie ed ossessioni. Non tutte le malattie possono essere trattate con il lavaggio energetico. Le trasformazioni fisiche irreversibili nei centri vitali o nelle parti organiche vanno trattate dalla medicina convenzionale. Respira profondo. Adesso sentirai un po' di dolori. Non preoccuparti, è solo un muscolo teso. Respira profondo quando senti il dolore. Nella prima fase del lavaggio energetico vengono stimolate diverse parti del corpo che sono in tensione per aprirle al flusso energetico. Fai un respiro profondo. Di più. Di più. Bene. Le mie mani stanno vibrando. Ancora. Bene. Respira profondo. Ancora. Ancora. Bene. Ancora. Respira più velocemente. Per veicolare l'energia vitale vanno considerate tutte le parti integranti della persona, i due poli maggiori, i meridiani, il campo magnetico e i chakras. Continua, continua. Bene, bene. Come ti senti? Mi sento pulsare e vibrare. Bene, molto bene. Continua. Questa animazione mostra la relazione tra il terapeuta e il campo magnetico del paziente e i suoi chakra. L'energia fluisce dalle mani del terapeuta nella testa del paziente fino a invadere il suo corpo, liberando così i blocchi energetici, le emozioni non risolte ed occultate che hanno causato il disagio.
Bene, bene. Bene, bene. Continua, continua. Bene, bene, continua. Bene, bene, continua. Ancora, ancora. Bene, bene. Respira profondo. 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 E il tremore ti aumenterà gradualmente. Bene, bene. Bene, bene. Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Cosa ti sta succedendo? Che emozione stai provando? Delle vibrazioni. Continua, continua. Bene, bene. Continua. Eccellente, eccellente. Questo è esattamente quello che deve uscire. Lascialo andare. Ancora, 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 ancora. Respira profondamente. Profondo. Ancora. Mi sento delle forti pulsazioni nelle mani. Eccellente, eccellente. Vuol dire che stai fluendo. Lo sentirai ancora di più. Durante la sessione terapeutica, il paziente può sperimentare momenti di sfogo associate ad eventi dolorosi che si possono manifestare col riso, col pianto ed anche con brividi e tremori. Il terapeuta deve essere libero da ogni tipo di blocco energetico se vuole agire come un canale aperto che colleghi la Terra con l'energia cosmica. Molto bene, molto bene, molto bene. Continua, continua. Molto bene, continua, continua. Continua, continua, continua. Continua, continua, continua. Quando il tremore si manifesta a livello delle gambe, significa che i pazienti hanno raggiunto il completo rilassamento e l'apertura energetica. Respira profondamente, rilascia le gambe e rilassati. Alla fine del trattamento di lavaggio energetico, la persona si sente a suo agio, pulita, libera, aperta, presente e consapevole, e si sente così nella condizione di percorrere serena il suo cammino di realizzazione. Come stai? Eccellente. Ti senti pulito dall'interno?
Mi sento bene, rilassato. Libero? Libero. Apri i tuoi occhi. Allora? Incredibile. Non aspettavi quello, vero? No, è stato veramente incredibile. Interessante. Ho sperimentato delle emozioni interessanti. Quali emozioni? Raccontami. Tipi differenti. Paura, un po' di pianto e risate. Uscito dall'interno. Sentivi che ti usciva dall'interno? Sì, completamente. Non ho mai provato tali impulsi di vibrazioni nella mia vita. È tutto aperto adesso. Fai un autolavaggio ogni sera finché appare le vibrazioni nelle gambe. Rimanere 5 minuti con queste vibrazioni e vai a dormire. Abbiamo finito. La nostra vita è così. La via migliore per seguire il nostro cammino è la via dell'amore. La felicità è solamente un segno che ci indica che stiamo andando nella via giusta del nostro cammino. Alla fine, la luce è il vero scopo della nostra esistenza. Della luce siamo venuti e alla luce torneremo.